Ciao amici grandissimi, condividiamo la live. Ciao! Ciao ragazzi! Come state, amici? Fa un mega caldo, ragazzi, un mega caldo. Stasera corriamo, 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 sempre più forti. Sto condividendo la live, così poi partiamo veramente a fuoco. Allora, The Big. Ok, ah, fa un caldoschi incredibile. Ciao Sound Alerts, ciao Stream Elements, benvenuti nella live vozza con Gran Turismo stasera. Marco Drums Games, livrea di Shader Design, ragazzi, tanta roba, eh. Vertex! Come stai, amico? Allora, stasera corriamo un po' in qualsiasi cosa da fare. Non so neanche che cosa fare, sinceramente. Allora, dobbiamo fare le prove su circuito. Dobbiamo fare un po' di online, sinceramente. E dobbiamo giocare un po' insieme. Se hai voglia di farti una partitina, l'altra volta non so se era successo che eri crashato. Non me lo ricordo, Vertex, o l'abbiamo fatta. Boh. Comunque, come stai, amico mio? Come state, ragazzi? Benvenuti. Oggi ho fatto una mega live di Formula 1, molto bello, mi sta piacendo. All'inizio era un po' titubante, non mi piaceva molto, anche perché era molto diverso. Adesso voglio ritornare su Gran Turismo e vedere un attimo come me la cavo, perché sinceramente tornare. Ciao Sharder, amico mio. Allora Sharder Vertex, vogliamo subito fare un bel online. Fatemi sapere se avete voglia di andare subito online invece che faccio le solite gare. Ciao Power! Per me GT è morto, mi annoia, boh, non lo so, caspita davvero, Power. Fare qualche giretto insieme va bene. Dai, dai, Vertex, facciamoci qualche giretto subito. Adesso vediamo se il grande Sharder può fare la lobby, perché di solito è sempre lui che fa la lobby funzionante. Mettiamo le macchine simili e Sharderino sa
senza setti, senza niente, ci facciamo una corsetta così, tanto per... Dai, io 10 minuti ci sono. Ok, allora facciamo 10 minuti, 4 cose e poi dopo facciamo la lobettina. Allora, fai una cosa, Vertex, avvertimi quando puoi. Così glielo diciamo a Sharder e Sharder fa la mega... Fate party. Allora, facciamo il party, non lo so. Potremmo anche farlo. Se non c'è troppa gente, sì. Hai visto le livree? Assolutamente no. Sto condividendo ancora. Adesso andiamo subito a vedere le livree, amico mio. Aspettavo che entravi tu e aspettavo che entrava un po' di gente, Sharder, così. Allora, non so se sapete, questo qui ho fatto anche un bel video che voi vi vedete tutta la parte qua. Allora, non so se lo sapete, se avete tutti i bigliettazzi, tutte le tre macchine, potete tranquillamente aprire biglietti a Iosa, vi darà bigliettazzi a manetta. Devo andare a vedere anche le macchine che sono uscite, raga, che belle, queste livree di Sharder Design. Condividiamo Discord. Una buona turbina. Cosa me ne faccio di una turbina per la Mazda RX? Vabbè. Ok, condividiamo l'ultimo su Telegram. Ok. Allora, andiamo a vedere prima di tutto le macchine che sono uscite, se c'è qualcosa che io non ho. Me ne mancano tre ragazzi. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state? Ah, ce le ho tutte, ce le ho tutte. Hanno messo l'F40, ragazzi. Se non ce l'avete, compratela subito. Bei 18 milionazzi. Bisogna fare ancora un po' di soldi perché quando cominceranno a esserci quelle tre macchine lì, non so assolutamente il prezzo. Andiamo a vedere le mega. Quella Mate! Riporterai Apex? Assolutamente sì! Assolutamente sì, Matex. Ma tu sei iscritto al canale, Matex, grandissimo, non mi ricordo più. Io non mi ricordo niente, ragazzi. Probabilmente siete anche iscritti e tutte le volte. Ciao Manuel! E tutte le volte ve lo chiedo, eh. Se non sei iscritto, iscriviti. Sì, grande. Grandissimo, lo sapevo, però sai che lo chiedo sempre, mica che magari qualcuno si dimentica. Ok, grandissimo. Allora, porterò Apex appena sento. Morris e il mio amico, porca che vuoto di memoria, come si chiama il ragazzo che ci ha giocato insieme, ragazzi? Credo in settimana una serata la facciamo ad Apex, perché alla fine ci siamo divertiti, però da solo sinceramente non mi va. Quella Andrea, grande, no, grazie a te, figurati, figurati, no, diciamo che sto portando Formula 1 2022, che è fantastico, e il Gran Turismo, ecco, diciamo il top proprio, e il resto lo sto portando pian pianino, però voglio cambiare, non voglio essere monotematico, capito, amico mio, quindi... Sicuramente lo portiamo Apex in settimana. Mamma mia, andiamo a vedere le livree del nostro amico Sharder Design. Guardate, amici miei, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Guardate le livree che ci fa il nostro amico TM. Ciao amico mio, ma ieri sei sparito, poi l'altro ieri quando abbiamo giocato non t'ho più visto in live, in partita, amico mio. Eccola 1, eccola ragazzi, è bellissima. Grigio, bianco e rosso, è bellissima Sharder, bella, bella, bella. Questa è Ferrari Driver Academy, è la nostra accademia, ragazzi. Quindi, lo so, ho avuto di attivare la corrente. Madonna, davvero, cazzarola, mi spiace, TM, sta corrente è un problema, ragazzi. Speriamo che arrivi il gas perché noi facciamo la corrente col gas, eh. Che
che non ci siano stronzate, che non possiamo più accendere i nostri computer e le televisioni, che qua non riusciamo a far più le live se non c'è la corrente, eh? Quindi speriamo bene, speriamo bene. Allora, questa è la mitica, mamma mia che bella, questa è la mitica livrea di Sharder. Allora, Sharder Design, bellissima la foto, Sharder Design, Team Dragon, MDRT. Ragazzi, il Team Dragon, Marco Drums, Ray Stace. Troppe parole in inglese tutte insieme, ragazzi, scusate. Team Dragon, Marco Drums, Racing Team. Vado adesivi di vari team italiani, occhio. Poi sono a lamentarsi. Comunque, quanto costa Gran Turismo? Che devo comprare perché avevo... Allora, aspetta un secondo, Quanto costa Gran Turismo che volevo comprare? Avevo bello... Da come vedo? Sì, lo vedo bello. Allora, dovrebbe costare 69, se non... c'è stato un calo di prezzo che magari lo trovi su Amazon o da qualche altra parte. Sullo store, io l'ho comprato sullo store perché ci gioco tutto l'anno, credo che sia ancora a prezzo pieno, a meno che trovi qualcuno che o magari l'ha dato dentro usato alle varie catene italiane che ci sono. Io l'unica che faccio pubblicità è Amazon, perché Twitch è Amazon, le altre non lo dico, no? Se parlaci tranqui Vertex, se parlaci adesso io. Ah, ok, Vertex ha detto perché c'è tante scritte di team italiani. Tipo quale? Ascolta, Vertex. No, Vertex l'ha detto. Boh, non lo so, ragazzi, se l'ha detto Vertex. Vedo. Sì. Vari team italiani. Aspetta, Cuderia Ferrari. Vabbè, ci mancherebbe. Vellas. Driver Academy, forse quella? Segugio.it. Beh, ma queste si possono usare. Ceva. Scuderia Italia. Non so da quanto siete nel mondo di GT, ma la gente è molto pignola. Ho avuto avvisato di conoscere bene la community. Sì. Beh, se viene qualcuno a romperci le scatole, risponderemo. Scuderia Italia. Scuderia Italia è un team. Ah, è un team Scuderia Italia. Manco sapevo che esistesse. Scuderia Ferrari è un team anche lui. Beh, tutto quello che è scuderia, allora. Driver Academy è un altro team. Cioè, è un casino. Se lo mettono, se lo condividono, si potrà usare. Se no, se ci dicono qualcosa, il mitico Sharderino andrà a modificarlo. Infatti, ci sono delle... c'è Filbo. Dragon, Team Dragon, questo è bellissima. Questa è bellissima, amico mio. Beh, se c'è qualcuno che ci viene a rompere le scatole, vedremo da farsi, insomma. Se però, come dice Sharder, viene condiviso l'adesivo, non credo che ci siano problematiche. Poi se qualcuno verrà a dire non puoi usare Scuderia Italia perché è il nostro team e tu non ne fai parte, andremo a cambiare con Scuderias Italia e glielo mettiamo in quel posto. Anche lo SpaceX ci fa da sponsor, eh? Bellissimo. Hai fatto il casco, fantastico Shard, sei troppo bravo, troppo mitico. Ragazzi, anche il casco della Scuderia Dragon MDRT, bellissimo. Sì, certo Vertex, hai fatto bene, però per adesso non c'è rotto il cazzo a nessuno. Se poi verrà qualcuno a romperci le scatole, prenderemo provvedimenti a tempo debito. Hai fatto bene a avvisarci, amico mio. 24 di Le Mans, Gran Turismo, bellissimo, grande, anzi, sai cosa faccio, Sharder? Lo metto... Ah, però non c'è la tuta, Sharder? Manca la tuta? Vabbè. Ciao Albu, mitico! Mio Dio, guarda quanti, ragazzi! Cosa ha combinato il nostro amico Sharder in due giorni che non vengo su Gran Turismo! Mamma mia, che meraviglia! Stiamo vedendo le livree, ragazzi! No, c'è la tuta, ah ok, adesso la vado a cercare. Team Dragon MDR, adesso devo anche beccare la macchina però, perché... Tra l'altro quasi quasi la compro. Bellissima Sharder, veramente veramente bellissima. Infatti, visto che i ragazzi ste livree non le faccio manco io su forza, stupende. Ciao Matte,
Amico mio, se non sei iscritto al canale, iscriviti immediatamente, dai che ci divertiamo insieme, grandissimo Matte, se sei iscritto, grazie. Perché io non mi ricordo, non mi ricordo ragazzi, quindi può essere che vi siete iscritti un mese, no, sono iscritto, ok. Vabbè, io ci provo sempre perché cerco sempre di tirare qualche follower in più, ragazzi. Oh, tirare i follower è come far pagare le bollette alla gente, si fa fatica a trovare questi follower. Bella, bella, bellissima, bellissima, guardate che livree, ragazzi. Allora, quando entrerà Loki faccio vedere i video di Loki, perché mi sembra giusto. E una cosa invece, ragazzi, devo cercare la tuta. Allora, se entrate a far parte nell'accademia di Marco Drums Games Channel Racing Team, e basta soltanto che vi iscrivete al canale e giocate con noi. Sharder, perché non trovo la... come si scrive? Sharder 98? Ok, grandissimo. Sharder 98, trovate tutte le livree. Sauber Mercedes. Io non la vedo, Sharderino. Mi sa che devi condividerla ancora, come hai fatto l'altra volta. Ti ricordi? Queste sono tutte le livree che useremo nella nostra accademia, ragazzi. Questa qui, vedete. No, Petronas, forse no. Petronas è la mia. Marco Dram Suzuki è mia. Quella della Ferrari. Mamma mia, Sharder, sei un mostro, un mostro. Guardate quanto cavolo sono belle. Questa è di mia moglie. Quanto sono belle le livree di Sharder. Sharder, comunque devi ricondividerla. Sai che anche l'altra volta era successo uguale? Che non la vedevo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, la 458 Italia. Sharder, ci sei? Ok, 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 va bene, dai, adesso facciamo la lobby, Vertex, così giochiamo un po'. Allora, ci sono. Sì, 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 vai tranquillo, ma tanto i correttori scrivono strano, capiamo tutto, capiamo tutto. Io parlo in maniera un po' anche assurda, quindi vai tranquillo, non correggetevi, capiamo, capiamo, grandissimo. Allora, volevo solo vedere una cosa, ragazzi. Sharder, se ci sei, batti un colpo. Allora, volevo sapere qual è la 458 Italia. Ho scritto, tu te scrivi Sharder 98, non c'è, ma ti ricordi l'altra volta che ho fatto fatica a trovarla e ho dovuto rimetterla? Sharder, qual è la 458 Italia che hai fatto la livrea? Questa qua, la GT3? Me lo dici per piacere? Vabbè, perché devo comprare la macchina? Ce l'ho già. Che cazzo. No, perché sto risparmiando un po'. Effettivamente c'ho 18 milioni, però. Non lo so, Sharder non mi risponde. Sì, è quella? Vabbè, dai, la compro. Ascolta, facciamo la lobby, scegliamo, facciamo la pista quella nuova. Vi va, ragazzi? Così facciamo vedere anche i nostri amici. Allora, 458 GT3. Questa qua, del 2013. Vabbè, il colore me ne frega niente. Ok, la compriamo, ragazzi. Andiamo a montargli la livrea fichissima di Sharder. Bellissima, tra l'altro. La vogliamo utilizzare? Assolutamente sì. Intanto facciamo la lobby, Vertex. Se poi qualcuno vuole giocare con noi, ragazzi, basta chiedere. Personalizzazione. Ah, c'era qualcuno che mi chiedeva sto gioco quanto costava. Sì, penso il prezzo pieno. Se aspetti magari un attimo cala un po', però ti dico la verità, è un gioco pazzesco. Ci puoi fare le livree, puoi fare un sacco di roba. Anche se l'amico di prima, che non mi ricordo il nome, ha detto che si è un po' rotto le scatole, ci potrebbe stare, perché come tutti i giochi, insomma, c'è, però se tu giochi per anche migliorarti, per fare i tempi, per andare online, insomma, di cosa ce n'è? Io per dire, la mia missione era comprare tutte le macchine, adesso me ne mancano 3 su 400 e passa, e ne ho comprate anche di doppie e triple anche, e anche 10 volte la per il trofeo, e quindi direi che ci può stare il continuare a giocare, sinceramente. Allora, vediamo un attimo. Allora, prima di tutto prendiamo le morbidelle, prendiamo un rapporto e finisco di mangiare la zeppola. La zeppola, l'amico Kevin mangia la zeppola, amico mio. Grande Kevin, grande Kevin. Zeppoliamoci, eh?
bella zeppolella. Bello, bello. E non si direbbe che Andrea, grande, 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 Andrea, grande, grande, Andrea. Certo. Va bene, vi aspettiamo, non c'è problema, cominciamo. Fate con calma, tanto finiamo le 11, quindi c'è tutto il tempo del pianeta per poter fare con calma, ragazzi. Allora, io intanto ho comprato tutto per quanto riguarda la 458 dell'Accademia. L'altra BMW, qual era, amico mio, Sharder? La BMW, volevo sapere la BMW che BMW era quella che hai fatto la livrea. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Marco Drums Games, draghetto arrabbiato, la lampadina della PlayStation accesa, luci sottofondo. Tra un po' arriva anche Carlo a giocare con noi, quindi cosa c'è di meglio in questa seratina tra amici? Allora, se, è la M6 GT3 Sprint Model? Me lo fai sapere, Sharderino? O la M3 GT11, la M6, è questa? M6 GT3 Sprint Model 2016? Sì o no? Ah no, forse la Endurance. È la Endurance, amico mio? Sì, la bianca, questa? Sì, è questa, dai. Se hai detto sì, la bianca è questa qua. Sì, perché non ce le altre. Ma è uguale? Cosa cambia tra questa e questa? Sprint Model 2016, Sprint Model 2016, cosa cambia? Non cambia nulla. Perché hanno fatto due macchine identiche? Vabbè. A me sembrano uguali. Ok, acquistiamo. Ciao amici e amiche, adesso andiamo a correre online. Ho acquistato la M6 GTR Sprint Model 2016 da 593 cavallozzi. E andiamo a fare una bella cosa, a montare la livrea della nostra scuderia Marco Drums Games Channel Racing Team. Quindi vi aspetto e adesso andiamo immediatamente a correre perché Shard sta facendo la lobby. Andiamo a correre con l'amico Vertex. Eccolo qua. Sì, vieni, amo, con calma. Stiamo iniziando adesso a correre. Ho condiviso le livree bellissime di Sharder. Tra l'altro gratuita, bellissima. Ok, vado, andiamo a correre con la M6. Ce l'hai Vertex la M6? Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Olivia, vieni patata. Non c'è niente da mangiare. Hai già mangiato un botto, Olivia? Ok, condivisa la livrea, andiamo a comprare tutto. E poi andiamo a correre. Non so, Sharder, occhio, che non è facile, lo so, è la mia preferita. Ah, amico mio, hai visto che... Vai a scaricarti subito, ne ho tre. Allora possiamo correre con questa. Possiamo correre con questa, ragazzi. Stasera corriamo con questa. Addirittura tre. Allora, ragazzi, corriamo. Temperatura delle tue parti, Verona 34. Allora, mia sorella San Bonifacio, quindi da Verona è quella temperatura lì. Mio figlio Vittorio è andato giù oggi. Penso che siamo qualche grado in meno, ma sinceramente, con i laghi e la montagnetta, qui c'è un'umidità che spacca davvero. Che spacca tutto e percepita saranno 77 gradi. Ci ho attaccato due ventilatori, fai te. Poi tra l'altro non posso muovermi perché devo streamare, devo stare in live con voi davanti alla TV. Amore, c'è dell'acqua freschina, Leo, per piacere? E con che macchina si corre? Allora, facciamo con la M6 che c'è la livrea della scuderia, amico Kevin. E quindi la temperatura è molto alta, è molto alta. Infatti anche mia sorella ha dovuto mettere il condizionatore nuovo che si era scassato perché sinceramente non ce la facevano più. La Sprint. Ti aspettiamo, assolutamente sì. Intanto che fa la lobby e tutto quanto, Andrea, non c'è problema. Anche perché poi se entriamo facciamo qualche giro di prova, Visto che tu sei un BMW-taro, noi non siamo tanto BMW-tari, quindi... facciamo un po' più di fatica, ragazzi. Comunque, sapete che c'è anche le fotografie, vero? Adesso vi faccio vedere. Ci sono due. Allora, dovrebbe essere, io non la vedo qua, dovrebbe essere la M6, quella da 450.000, la M6 GT3 Sprint Model 2016.
Guardate che meraviglia, ragazzi. Dov'è il pilota? Eccolo qua. Ah, ho la tuta della Suzuki però, eh. Ho la tuta della Suzuki. Ah no, tu e Charder, non hai condiviso la tuta. Bellissima. Allora. M, no, M, Marco. No, Marco. No, Drums, Racing Team. Squadra. Team Racing, tutto inglese, ragazzi. Racing, Team Racing. Allora, adesso lo condividiamo e andiamo immediatamente. Follow me on Twitch, Marco Drums Games Channel. Ah, un po' di pubblicità, ragazzi. Vero o no? Allora, come state voi, ragazzi? Caldo? Siete arrivati dal lago, dal mare, dalla montagna? Cosa avete fatto oggi di bello? Allora, Marco Drums Racing Team e poi mettiamo Ferrari. Ok, abbiamo fatto, ragazzi. Scusa. Cosa? Casa, grandissimo, ti stimo. Io, anch'io, mia moglie è andata al lago oggi insieme a mio figlio. Io sono stato a casa tutto il giorno, bellissimo. Bevete, ragazzi, che fa un caldo becco. Bevi 6 ore fa. Forse non ho bevuto, eh. Scusami, Matti e Gianmarco, scusate, perché ho visto adesso che c'è la pettine verde, così mi pettino un po', ragazzi, e bere. Ok, andiamo immediatamente. Bellissime queste foto, comunque, eh. Charder, hai fatto la lobby? Voglio andare a provarla M6, ragazzi. Dai, andiamo a provarla M6 mentre aspetto l'amico Sharder che mi dice se ho fatto la lobby o no, perché sennò diventa un po' noioso. Autodromo di Monza. Tra l'altro è questa M6. Primo, sono arrivato primo. Arcade. Allora, in teoria, raga, è full, quindi potrei anche tranquillamente farla al massimo, eh. Dai, cominciamo a ambientarmi un attimo, ragazzi. Mamma che bella la livrea. E che cacchio, adesso aspetta. Ok, arrivo, dai, un attimino. Vertex, intanto tu entra. Ok, devo abituarmi alla M6, eh. Orca. Allora. Dai, ma chi è stato quel balordo? Ma porca la miseria. Incredibile, incredibile, ragazzi, incredibile. Partita malissimo, eh. Certo, amore. Ci sono due livree bellissime di Charder. Uno sul tre no. Uno, amo. Mi chiama Massi, sul due massimo. Sul due fisso. Fa troppo bordello nel microfono. Sul due. Oh, ragazzi, sono abituato alla Formula 1, incredibile. Ci sei? Boom, entra dentro dalla livrea di nella lobby di Charder. Io arrivo, ragazzi. Sto facendo un giro, Andrea. Incredibile sta macchina. Raga, passare dal Formula 1 a Gran Turismo. È una cosa. Axel! Ciao amico, come stai? Grandissimi ragazzi, ma secondo voi perché si accende, si appiccia l'ABS, raga?
Ciao amici e amiche di Twitch, se siete iscritti grazie mille, se non siete iscritti iscrivetevi subito al canale, grandissimi. Andiamo a correre un po' con la M6 del team Marco Drums Games Racing Team MDRT, ragazzi, MDRT, se volete farne parte basta che vi iscrivete al canale e giochiamo insieme. Potete scaricarvi le livree fatte dal grandissimo Sharder. Cacchio! Mi spiace, il torcicollo è brutto, eh. Grande, grazie, grazie, grazie Axel. Grandissimo. Torcicollo è una rottura di palle. Scusate la parolaccia, ma è davvero una di quelle cose che è terribili, perché fa un male della Madonna. Tu stai bene, poi ti giri un attimo, fa un male. Allora, devo imparare... Allora ragazzi, oggi mi sono fatto 3 ore di Formula 1, ieri 2, praticamente ho disimparato completamente a giocare a Gran Turismo, eh? Andrò piano, però l'importante è che ci divertiamo lo stesso, vero ragazzi? Chi se ne frega di vincere, però diciamo che devo... è proprio due stili diversi, eh? Anche il joystick, proprio il G923 con Gran Turismo è top. È top perché... Sì, è vero. Allora, io sto notando che anche qui sul Gran Turismo, probabilmente la pedaliera, Axel. Ciao GBR, grandissimo! Se non sei iscritto al canale, iscriviti, ma io credo che sei già iscritto, perché ti ho visto un sacco di volte. È che non mi ricordo, ragazzi, scusate. Ciao, bello, come stai? Tutto bene? Tutto bene? È andato bene il sabato pome? Oggi io ho fatto un sabato incredibile di relax a casa sul divano, è la cosa che io amo più al mondo, ragazzi. Dopo tanti anni che ho fatto andare in giro a suonare, e quindi i venerdì, i sabati, le feste, non ero mai a casa, sempre a far spettacolo, a far divertire gli altri, non vedo l'ora proprio di stare sul divano il sabato o la domenica quando sono a casa dal lavoro. È una cosa proprio che me la godo, il mio bel divanello, una bella bottiglietta di acqua fresca, magari una cochina, eccoci, una cola, non si può fare pubblicità. Allora, questa è una GR3, beh, insomma, ma ci sta anche quello, spero che non ti faccio vedere più stimoli di quelli che almeno ti diverti e non faccio cagare. Vabbè, ci stava anche questo, ragazzi, è la prima volta che uno di voi mi dice che è sul CS. Ci sta, ci sta come cosa, però. Marco Drums only, sempre. Come only fan. Tra un po' mi sa che mi metto su only fan, ragazzi. Mi sa che faccio più iscritti. Ah, ok, grazie, almeno quello, ti ringrazio. Grazie mille. Ce n'ho 4-5 youtuber che potrei farti stimolare veramente a fare certe cose. Però io non faccio pubblicità a nessuno e non parlo male di nessuno, ognuno fa quello che vuole. Marco Drums fa questo, se vi piace ci vediamo sul canale di Marco Drums. Se non vi piace, vabbè, lasciate lo stesso un follower e almeno c'ho qualche follower in più. O no, tanto è gratis, quindi non è che... No, ho un problema, probabilmente è un problema la pedaliera. C'era un giorno, io faccio correre mia moglie, non è colpa sua, poverina, però tirava quelle saraccate sul freno. Vedete che ogni tanto si accende l'ABS, l'ABS si accende quando vado a frenare. Oggi ho risolto con Formula 1 la zona morta del freno. Alla fine io ho fatto tutto questo per farvi vedere la livrea che ha fatto Sharder. Guardate, amici miei, la nuova livrea della BMW fatta dall'amico Sharder Design, che lui fa parte della squadra Matu. L'ABS. No, l'ABS lo tengo, sinceramente, non c'ho voglia di rompermi le scatole a che si inchiodano le gomme. Cioè, ce l'ho anche sulla macchina, ce l'ho dappertutto, quindi... Diciamo che qua come aiuti... Ho solo il controllo della trazione, quindi TCS, il traction control all'1, perché a 0 mi rompo troppo le scatole, ti dico la verità.
Allora, se sono concentrato, non sono in live e tutto, posso anche togliere più aiuti possibili perché sono concentrato. Adesso, quando faccio le live, devo divertirmi, devo ridere e scherzare con voi, devo seguire quello che mi dite. È difficile correre proprio senza aiuti, eh. Anche se ti devo dire la verità che oggi correvo più veloce in Formula 1, ho fatto i record quando stavo chiacchierando e non serio, concentrato. Quindi non so se ormai è un'abitudine mia che ho imparato andare forte ridendo e scherzando con voi ragazzi, piuttosto che stando zitto e concentratissimo. Quindi boh, può anche essere. Adesso andiamo subito a correre nella lobby dell'amico Shard, però peccato non abbiano messo un campionato per le GT2. Sì, quello è vero. Quello è vero. Beh, credo che venga aggiunto un po' tutto alla volta, eh. È anche un peccato l'online che fa un po' schifo, sinceramente. Io tengo solo il traction controller 1, tutto il resto è 0. Sì, Axel. Anch'io abbastanza così, eh. Ah no, tu hai detto che togli tutto a 0. No, io l'ABS lo tengo perché è una rottura. Infatti tra l'altro non sono entrato a cambiare le impostazioni del freno. Allora io la parte anche da youtuber vorrei usare i soldini che arrivano da tutta la collaborazione vostra per comprare il DD Pro, che è il Fanatec bellissimo, anche se il mio G923, ti do un bacino, è fantastico. Però mi sa che gli si è data qualche saraccata di troppo e ogni tanto fa stupidello, eh? Intensità vibrazione, grilletto. Ci sarà qui il feedback secondo voi? Secondo me no. Secondo me, ragazzi, non c'è. Questo è il Fanatec, quello che costa un botto. Non c'è la zona morta, vero ragazzi? Ripristino. Forse per quello che faccio anche una fatica a fare. Mi sono accorto oggi. Aspetta. Eccolo qua. Ok, frizione, acceleratore, freno. Allora, cambio marce. Ok. 4,50. E il cambio marce come lo faccio? Terza, quarta, quinta, sesta, prima, seconda, retro. Allora, facciamo la calibrazione pedali, scusate raga. Allora, ok, vedi che, guarda, senza schiacciare input. Ok, così, ok ragazzi, ok, ci siamo, bellissima sta cosa. Entriamo dall'amico Sharder, penso che né Vertex, né Sharder e né Andrea stanno scrivendo più nulla in chat perché sono presi a fare i tempozzi, eh. Adesso vediamo un attimo che cosa succede qui. Oh, adesso sì che forse. Allora, no, andiamo al tracciato. Vediamo un attimo gli altri. Allora, eccolo qui. Ecco Kevin. Bravo Kevin. Con la M6, con la scuderia, con la livrea della scuderia, amico mio. Vai. Ah, la pista nuova, ragazzi. Poi abbiamo Vertex. Eccolo qui l'amico Vertex. Grandissimo con la sua M6. Oh, va che bravo, Vertex. E poi abbiamo qui Andrea.
Andrea, grandissimo Andrea, grandissimo, ha scaricato la livrea, grande. E poi abbiamo Sharderino, l'amico Sharder, tutti con la livrea ragazzi, tutti con la livrea, andiamo a correre, bellissimo, bellissimo. Vai al tracciato, certo, dai, andiamo, non perdiamo tempo, dobbiamo fare il tempozzo, eh. Ok, vai! Allora, devo riprendermi un po' dal Formula 1, raga, di oggi. 3 ore di Formula 1 incredibili. Probabilmente sbaglierò un po' qualcosa, eh. Eccola là. Eccola, Vertex. Oh, come birichina questa BMW, ragazzi. Come birichina, dai, usciamo. Prima curva, prima fuori. No, non partiamo troppo. Bene, ma non troppo, eh. Bene, ma non benissimo. Allora, qui mi ricordo che bisogna mettere in terza. Come Skoda. Tra l'altro non so neanche che gomme. Ciao Loki, amico mio, entra dentro il lobby, dai che stiamo giocando. Non siamo ancora partiti. Fai tempo a entrare se hai voglia. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. E grandissime anche le mie amiche. Allora, qua Vertex aveva fatto un tempozzo e un... No, aspettavo te, amico mio. Dopo li andiamo a vedere. Adesso corriamo perché l'amico Vertex poi e Andrea forse vanno via presto. Allora ho voluto correre prima online piuttosto che fare le mie solite prove sul circuito, le mie solite cose. E le faccio dopo. E andiamo a vedere anche il tuo mega replay, amico mio. Poi tra l'altro correrà anche a Carlisle quella dopo, E bisogna fare una pista che conosce e le macchine che conosce, che sarà la, mamma mia, la BRZ. La BRZ-tina, eh? Allora, qui bisogna che devo frenare. Ok. Mi sto un po' riabituando, raga, eh. Avevo fatto un periodo che mi ero accorto di quella cosa lì, tipo che si accendeva l'ABS mentre stavo accelerando, no? Che adesso vedete che è la zona morta, quella lì. Quando si usurano poi i pedali, le pedaliere, comunque un po' i meccanismi, succede che ti dà il comando, dà l'input anche se tu non schiacci, no? E viene fuori un casino perché ti frena mentre stai accelerando, quindi potete capire che è un bordello, no? Questa macchina è incasinata, raga, eh? Ciao amore mio. Ciao. Ecco che è arrivata Carlo. Facciamo questa, poi l'altra la fai tu, eh? Sì, ho sentito. Forte. Sta divertendo con le zie e la nipotina. E sua cugina. Ah, che sì. Ciao Axel! Ti sta salutando, Molino. Ciao Axel! Grandissimo. Adesso arrivo a correre. Ti sto facendo raidare. Sì. Anche se non so cosa vuol dire raidare, mi stai veramente facendo raidare. Grande. Se intendevi ridere, sì. Raidare, non saprei che cos'è. Sinceramente sono ancora un po' acerbo del mondo, del vostro gergo giovanile.
di parole. Ah, ride! Ah, grazie! Davvero! Il ride di un altro! Grande! Dai, 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 GVR! O tu, sei tu che mi ridi! Grande! Allora, pensavo che era ridere, scusami, ti dico la verità. Raidare non l'avevo ancora sentita come parola. Comunque, ride, adesso che mi hai detto così, si fanno i ride su Twitch, giusto? È quello, grande, grande, dai, dai, dai! Quella! Ciao, Javi! Come si dice, amore, benvenuto? Benvenido! Benvenido, benvenido! La mia moglie è brasilera, quindi è portoghese. Però... Ah, anche tu, guarda! C'ho 40 anni... Oh, ha registrato un ride, grazie! Grazie, guarda mia amore chi ha... Ragazzi, allora, non leggo chi mi ha fatto il ride, grazie mille! Ah, sur Luca 86, grazie mille sur Luca. Se vuoi iscriverti al canale, grazie mille, poi io mi iscriverò al tuo, grazie, grazie GBR, grandissimo, grazie, grazie, grazie. Dai, diamoci una mano noi piccoli streamer o Raid, qui non lo so se... Uè, grazie Javit, grazie, grazie, come si dice grazie mille, mo? Muchas gracias, obrigado in portoghese. Muchas gracias. International Marco Drums Games Channel English, Italian, Spagnolo, Portuguese, di tutto ragazzi, tutte le lingue. Allora, Vertex ha detto che ha fatto un buon tempo e ci credo. Sì, c'è anche Loki, GBR, grandissimo GBR. Grazie per il ride, grazie, grazie ragazzo. Grazie mille. Chi stava dicendo che ha 40 anni? Beh, allora abbiamo più o meno la stessa età, 4 in più, ma siamo lì. GBR ha detto che ha 40 anni, grande. Oh, io che tempi sono? Siamo seri che sono 52? Ah, io ne ho 35. Ah, grande Axel. Dai, dai, siamo tutti belli grandozzi, però, Bello, mi piace. Voi siete piccoli rispetto a me, però insomma ci sta. Calcolando ragazzi che io... Orca loca con questa... Grande Axel, anche il GVR, ringrazia che mi ha mandato il ride. Dopo vado a vedere chi è il ragazzo che mi ha fatto il ride e mi iscrivo al suo canale. GVR, dile anche a lui se vuole iscriversi così ci passiamo i followers. Io ho 22, ecco perché vai forte! Ah, Javi, 48, grande Javi, bella lì! Passa un po' mio amore, perché sennò rientra tutto nel... Grazie. Allora ragazzi, quando dite che siamo ok, possiamo anche partire. Ho fatto 1,48 ragazzi, un po' uno schifio, un po' uno schifio devo dire. Sì, se magari metto la sesta, Benvenuto Spagna Italia, benvenidos. Senti qua che spagnolo, Mio amico sta in Mallorca. Levi metal che scorre tra i miei. Bravo. Oh! Bravo. Grande. Sì, Vertex è fortissimo, ragazzi, Grande Loki. Io ho creato anche questa scuderia, ragazzi, perché è un po' come Valentino Rossi, no? Dovrei già ritirarmi dalle corse, ma ancora un po' vado avanti. Quindi ho bisogno di gente giovane nella mia scuderia per fare i tempozzi, Poi ogni tanto me la cavo anche su qualcosa. In 1,40. Va bene ragazzi, dai. Se vuoi partire, Sciarderino. Sì. Dai. Solo da qua là, quando mi alzo va bene. Ok.
Aspettate, provo un giro. Ok, allora prova un giro, lo faccio vedere agli amici, dai. Allora, chi c'è che sta correndo? Sharder. Ciao Sharder. Eh sì. Ma non so per quella roba. Allora, sta seguendo, eh? Che cosa, mo? Sir Luca. Sir Luca. Grazie Sir Luca. Mi sono iscritto al tuo canale, eh. Se vuoi iscriverti anche tu, mi farebbe molto piacere, Sir Luca. Diglielo poi GBR. Agua fresca. No, non portarmela via. Bevi e poi dai. Non la metti nel posto più lontano del pianeta, te. Fai apposta. Vediamo l'amico Vertex, dai. A momenti mi soffoco con l'acqua. Vediamo l'amico Vertex. Attenzione che c'è. Un secondo. Come vuoi? Fin qua? No, posso? Ok, perfetto. Dove vado sotto? No. Ciao amici e amiche, benvenuti e benvenute ragazzi. Dopo corre anche Bragali, TV. Un altro rider. Oh! Poi Dave, rider e poi grazie! Grazie! Grazie Ivo, grandissimo. Se vuoi iscriverti anche al mio canale mi farebbe molto piacere, grazie ragazzi. Allora, è un volantino, aspetta, Allora, Axel. Grande Ivo, grande. Allora, vediamo un attimo che cosa mi ha scritto. Allora, per volante a poco prezzo ma discreto, cosa mi puoi consigliare? Allora, io ti posso consigliare il G29 della Logitech, lo trovi sulle 230-250 euro un Thrustmaster. Sì, ci sarei arrivato. Lo trovi il G29 sulle 250 euro se lo trovi su Amazon in offerta. Io ho comprato il G923 e ti devo dire che il True Force mi piace tantissimo. Lo riesci a trovare sulle 280-300 in offerta su Amazon e sta sulle 500 il prezzo suo sul sito della Logitech. Se invece lo vuoi comunque nuovo, io non ti consiglio roba usata perché poi te la danno tutta rotta. Io ti consiglio il Thrustmaster, il T130, perché sei basso di prezzo, perché se vai sul T300 siamo lì con il G29, anzi forse un pelino in più, poi dipende dalle offerte ragazzi. E se vuoi qualcosa di top c'è il Fanatec DD Pro, che è quello che voglio io, però stiamo su cifre veramente assurde direi per un volante, e infatti sto valutando per bene di comprarlo a tempo debito e con l'aiuto vostro ragazzi del canale che arriva qualche mega soldino da lì. E poi mia moglie deve sapere che costa 199 euro, quindi sappiate che il DD Pro Fanatec costa 199 euro, ok ragazzi? Mi raccomando, non ditegli mai il prezzo reale perché sicuramente mi dice non lo compri, ci vado in ferie in 15 giorni, quindi non dite mai il prezzo reale per cortesia del DD Pro, ok? Secondo me sì. Guarda chi c'è, Sharder. Dai, via, dai che Vertex ha fatto 2-3 giri. Vertex, ma che abbiamo, Via. No, GBR, no, siamo sulle 800. Sì, beh, una vacanza di una settimana, dai. Forse 15 giorni ho detto un po' troppo. No, il DD Pro costa sulle 800, si trova anche 750 su Amazon quando lo danno in offerta. Però capisci che, amigas, capisci che al massimo vorrei spendere sui 300 e avere il cambio a cloche. Allora, io ce l'ho, è qui. Non posso fartelo vedere, io ce l'ho qua il cambio. Ho speso 2-3,20 in offerta tutte e due, volante e cambio insieme. Tu calcola che il cambio separato costa 50 euro solo lui,
Allora, se vuoi un consiglio mio, poi dopo ognuno è libero di fare e consigliarti quello che vuole, tu sei libero di comprare quello che vuoi, ok? Il mio consiglio è G923 se usi solo la PlayStation, perché se usi anche l'Xbox Series X, no. Allora ti conviene comprare il G29. Se usi solo la PlayStation, G923 e cambio a mano, ok? Questo è il consiglio di Marco Drums Games. Ma che belle macchine che avete! Sì, tutte con la livrea figa, eh? Grande sarde! Io gioco da piccolo. Chi è che ho buttato fuori? Scusa! Dietro è un bordello. Allora, PC e PlayStation 5 va benissimo G923. Il mio consiglio è G923. Poi vedi tu, in base al prezzo e a quello che vuoi spendere. Play 4, Play 5, sì, 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 è uguale. Basta che sia PlayStation. Andrea. Sì, Andrea e Kevin anche. Sì, è Kevin. Charder. Vertex, perché non è dentro? No, non dirmi che è crashato ancora. Ma porca miseria. Ma perché crasha? Vertex, stai ancora tribulando con la corrente o ti è crashato solo il gioco, amico mio? Vedi se mi risponde, amore mio. Ah, allora. Charder, restartiamo, amico mio. Ma chi ti ha cannonato? Oh, raga, ma non cannonate. Uscite. Non so se seguono tutti la live. Sarder. Mi hanno cannonato. Che cazzo. Ma chi ti ha cannonato? Comunque ti ho ostato sul mio canale. Oh, grazie Axel. Gentilissimo. Non so cosa vuol dire, però grazie. Ah, forse quando tu non vai in live mi si vede a me. Oh, grazie mille. Gentilissimo. Io queste cose non le so fare. Me l'hanno spiegato 100.000 tutti che mi chiedono di ostare, di fare i raid. Io non so farlo, ragazzi. Io vengo qua, accendo il mio computer, faccio start dalla PlayStation, ridiamo, scherziamo e poi esco. Ti riuscire poi esco e devo rifare la lobby. Perché? Ah, ciao Simone Stoppa! Oh, se non sei iscritto al canale, iscriviti, eh! Ma con Gino c'è come te lo posizioni. Allora, dovete calcolare che dipende dove dobbiamo uscire, ragazzi. Usciamo e rientriamo, dai, raga. Sto riproducendo la tua live sul mio canale. Oh, grazie, gentilissimo Axel. Guarda, ti faccio un GG, Guarda cosa ti fa. No, guarda cosa ti fa Marco e Carla, guarda, un GG, Un mega GG. Due. Bella, due GG. È vero, due GG. Grazie. Allora, cos'è che mi stavo dicendo? Praticamente sto riproducendo. Ho fatto uscire e basta, non devi uscire dal tutto. Ah, ok, aspetta, scusa, sono uscito. E ormai ho fatto. Ok, rientro. No, c'era un ragazzo che mi ha detto, aspetta, che mi ha detto qualcosa del G29. Ma con il G920, come te lo posizioni? Allora, ecco, Simone, se non sei iscritto, iscriviti. Se sei iscritto, va bene, grazie, perché io non me lo ricordo. Allora, il G923, io l'ho messo su un cavalletto che... Allora, se andate sul mio canale, aspetta, ti faccio vedere dove l'ho posizionato, Simone. Ti linko il mio canale YouTube. Se vai su tutorial, si è fatto l'unboxing del C923 di due sedie gaming che i miei figli me l'hanno fregate, quindi io devo per forza giocare dal divano, e ho comprato il cavalletto, il supporto metallico, che io vi consiglio, questo che vi ho linkato nei video su YouTube, e dovete andare nella sezione tutorial, ok ragazzi? Bellissima Shade la livrea, bella davvero. Fai qui, linka, schiaccia sul coso, fai incolla e... Ecco, grazie amore mio. Ecco, vai sul mio canale YouTube, se non sei iscritto iscriviti, grazie mille. E tutti, anche tutti voi, se volete seguirmi sul canale YouTube, mi farebbe molto piacere, perché ci sono 1500 miei video, quindi mi faccio un culo tanto per farli, perché sta cacchio di macchina non accelera. Oh. non mi veniva anche... Oh, qua si sportella. Oh Ivo, thank you so much, grazie amico mio, grazie del ride e grazie dell'iscrizione. Anch'io mi sono iscritto al tuo canale, grandissimo, grazie. Molto gentile, muy gentile, dipende da che
idioma arrivi, perché prima è entrato un ragazzo spagnolo. Ciao amici e amiche, stiamo correndo una gara con l'M6 che non è di certo la mia macchina preferita, però devo dire che è bella agguerrita, è emozionante sta gara, eh? Va come se ne vanno, va come se ne va l'amico Scharder e Andrea. Allora, tutti i ragazzi che vedete qui, ragazzi miei, sono... Ah, ok, italiano, ciao Ivo. No, perché stasera mi è dato il cervello in pappa, che stavo parlando un po' di portoghese, un po' di spagnolo, un po' di inglese, un bordello. Buonasera anche a te, Ivo, grandissimo. Primo la mia esperienza in stile di gioco. Bravo Ivo, ti segue anche mia moglie, Bragali TV, che tra un po' correrà, Finiamo questa gara e poi correrei. Su che pista vuoi fare, amore? Dragon Trail, Monza? Dragon Trail con le... Non ti ricordi, fai Dragon Trail che te la ricordi con le... con la BRZ, con la Subaru. Ok, adesso tra un po' corre Carla con la Subaru. Oh, perfetto, guarda, una giornata Ivo. Io delle GR3 preferisco la Vision della Peugeot. La Vision della Peugeot viaggia, amico mio. Hai preso una macchinetta mica da poco, Tra l'altro, Le abbiamo tutte, ragazzi, mi mancano tre macchine, ho tutte le macchine del gioco, quindi diciamo che vai che becchiamo Sciarderino. Sciarderino, pane e vino. Com'è andata via. Com'è andata via questa M6. A volte, ragazzi, mi viene da da girare un po' in base alla curva, Vai, dai M6, apri BMW. C'è la McLaren BMW, ragazzi, che è quella vecchia, che io la adoro, è bellissima. Tra l'altro vado sempre a farmare in Sardegna, dietro la casa del grandissimo Andrea, che corre con noi, dice che sono lì tutto il giorno a farmare, dietro casa sua. Grande, mi ha fatto troppo ridere quando ha detto sta roba. Cazzarola, ma non gira sta macchina! Anche a me, ma non posso perdere. Torcicollo, sì, amico mio. Torcicollo è una bella rottura, Mamma mia, Sciarderino, sento il tuo odore di benzina addosso, amico. Vedo i tuoi fari abbaglianti e io non ti sono venuto addosso, Grande Sciarderino. Sciarderino, pane e vino, non ti sono venuto addosso, C'è la testimonianza di Twitch, Forse una piccola sportellatina sulla destra, ma non è stata colpa mia. Una sverniciatina, dai. Intanto Vertex e Andrea se la ciollano lì davanti, Se la sballano, è festa grande a Las Vegas. Qua dietro noi dobbiamo tribulare tantissimo. L'amico Kevin mi sembra che sia girato all'inizio, vero? O una sportellatina fatta bene a qualcuno e l'ha fatto girare. Si può capitare, può capitare. Concentratissimo, non si sente neanche. Sì, tutti muti, ragazzi. Tutti muti, perché qua si dice... La direzione di gara dice incidente di gara. Incidente di gara. Quindi Kevin, amico mio, incidente di gara. Vedo Sharder dietro. Lo sento che mi tampina, ragazzi. Qua mi tampina. Gli ho dato via un pelo, Dai, a 44 anni me la cavo ancora, ragazzi, Non sono proprio da buttare come driver. A parte che poi a volte non mi ricordo la pista. E quello può essere un problema, grazie. Ciao amici e amiche. Arca loca, questa curva qua praticamente la prendo un po' scialla, sì. Effettivamente l'ho imparata così e mi sa che la prenderò sempre così. Per fortuna non c'è la penalità, anche perché non si guadagna niente, anzi si perde. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti
nel canale di Marco Drums Games Channel e Bragali TV, che è qua la mia mogliettina che c'è di fianco, che oggi ha sciallato al lago e mi ha lasciato da solo a dover fare due ore. Sì, però mi ha seguito la live, grazie amore. Non riuscivo a sentire, però ok, due ore di live, ragazzi, incredibile, incredibile, che ha vinto Marco Drum Science, ha vinto Science. Raga, com'è andata via sta BMW, molto bella, abbiamo tutti la livrea del nostro team, né amor? Fatta da Sharder, il livrista ufficiale, top of the pop di livree di Gran Turismo, sono le più belle di tutti, sì. Ognuno ha le sue, c'è tanta gente che fa livree, ma nessuno che le fa come Sharder Design. È il nostro, è nostro, non si può portare via. Leo! C'è Vertex davanti, ragazzi, che fa paura. Non molla. C'è Andre che sta faticando. Andre ce l'ha a 5, Arcobaleno? Belle, ci sta. E beh, ognuno ha la sua caratteristica, E niente, ragazzi, questa curva è scialla. Per fortuna non mi dà la penalità, perché sennò avevo 5 ore di penalità. Qua 5 giri, 5 minuti di penalità. Vabbè. Non riesco a capire per quale motivo non ce la faccio, cioè è proprio più forte del mio cervello. Come me, che non mi ricordo più. Sì, quella lì non me la ricordo. Qui mi ricordo che c'è una bella S. Qui mi ricordo che c'è da frenare e dar su di gas. Qui mi ricordo che è da terza. Frenare, arrivare al limite e dai gas drums, mamma mia, mi impappino anche con le parole stasera. E comunque dire gas drums è come uno scioglilingua, No, tu l'hai detto bene, vabbè, per me è uno sciolingua. Meno 7, al mio tempo, non di certo quello di Vertex Andrea, che loro sono Vertex, ragazzi, fai sport, c'ha 26 anni, 22, quanto ha detto, è tanta roba, bravo Vertex, è sempre primo nelle prove davanti a me, ma ogni tanto riesco anche a batterlo, quindi vuol dire che siamo sulla stessa linea d'onda, amico mio. Vertex ha finito, scrive GG. grande Vertex, dai. Oh, cosa è successo? Ho seguito adesso Vertex. Grande amore, grazie. Cosa è successo, Andrea? Oh, perché si è girato, Andrea? Che cavolo. Vertex ha seguito adesso. No, neanche a me, Kevin. Mi hanno chiamato, ma chi ti ha chiamato? Ma no, al telefono, ti sei distratto proprio sul traguardo. No. Ma no, Andrea. Adesso stanotte per penitenza vengo dietro casa tua a fare le prove. Grazie per il follower, amore mio. Come minimo. Ehi, Manuel! Guarda che c'è il Manuel! Allora, ragazzi, cambiamo pista? Prego, Vettel. Grande Vertex, cambiamo pista, ragazzi? Okay. Ci facciamo un'altra pista? Un'altra macchina? Facciamo. Ok, grande. Non mi hanno scritto, ma hanno cancellato la live. Fortissimo Vertex. Sì. Sì, come stai, amore mio? C'erano oggi. Ciao Manuel! Come stai? Buonasera alla signora. Ah, non l'aveva vista. Buonasera anche a te, amo. Alla mitica Carla, Bragali. Ciao, TV. Vertex. Bragali. Ti ho seguito adesso, Sì, ti ho ringraziato, mio amore. Grande. Ciao. Sì, sta seguendo la chat, quindi, sul telefono, che è un po' diversa da quella. Allora, tre chat aperte. PlayStation, computer, telefono, arrivano tre cose diverse. Vabbè, fa niente. In momenti diversi. La roba che poi c'è scritto è quella lì, ma arriva in tre momenti diversi, ragazzi. La PlayStation è più veloce di tutti, comunque vi volevo dire questa cosa. Comunque, Vertex, bravissimo. Facciamo Dragon Trail. Ciao Manuel, grandissimo Manuel.
Facciamo Dragon Trail, ragazzi, così corre Carla, eh? Mi rilasso un attimino. Intanto che... Ma, ok. Grazie Andrea. Sì, bravo, bravo, davvero Vertex. Bravo. Con quale macchina? Possiamo fare quella Suzuki che mi piace tantissimo, ragazzi? Guardate, vi faccio vedere che Suzuki è. Non so perché sono entrato qui, sinceramente. Bragali TV, grande, grande. Allora, la Suzuki. Allora, sarebbe questa qui, ragazzi. La VGT GR3. Ce l'avete? Corriamo con la Suzuki, mi piace troppo la Suzuki, ragazzi. Ah no, deve correre Carla. No. Ragazzi, è la BRZ. No, non ti trovi tu. La BRZ, ragazzi, la BRZ, Subaru BRZ. Ditemi se avete capito o se ve lo devo dire altre 27 volte. Subaru BRZ, Subaru BRZ. Io non ho la vostra BRZ. Ma in che senso non è la nostra BRZ? Scusami, amico mio, perché non ce l'hai elaborata? Che BRZ hai te, scusa? Ma quante BRZ ci sono? Aspetta, che non me lo ricordo più, Andrea. Cioè, allora, Subaru. Lobby fatta, arrivo. Ciao ragazzi, ciao amici e amiche. Benvenuti. Allora, adesso corre Carla, corre Bragali. Ma quante BRZ ci sono? Fammi capire. La BRZ è una sola. Che cosa ti manca, Andrea? GT321, GR3 PP, GT300, GT300 del 2021, hai 735 PP, fammi vedere quanti ne ho io, a parte che se mette il blocco non dovrebbe darci PP uguali a tutti, scusami Andrea, adesso, ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi immediatamente al canale, è vero? Bevi di Axel, beviamo. Grande Axel, grazie perché c'avevo un po' di sé. Bisogna ricordare a Drums di bere. Non si disidrata. Ci dovrebbe anche qualcuno che mi dice anche di pettinarmi, eh? Perché a volte corro tutto spettinato. Quello un po' meno, se no ti cadono i capelli. Beh, ho perso anche il pettine. No, è qua. Io devo asciugare i capelli, li ho lavati e non si asciugano. Vuoi il mio pettine? No. E io bevo con voi. Grande Axel, grande. Allora, così si fa. Bisogna bere, ragazzi, eh? Tanta bella acquetta. Allora, la BRZ di mia moglie, questa qua, guardate che bella la livrea di Bragali. Allora, io ho 806 cavalli, tu ne hai 700 e qualcosa, che cosa abbiamo, Andrea? Andiamo a vedere che cosa abbiamo. Abbiamo comprato l'imitatore Zavorra, ma non aumentano. Abbiamo comprato il computer, il turbo compressore alto e l'NSD personalizzabile. Penso che con 20.000 te lo compri. La marmitta, i freni, sospensioni e controllo, vabbè, frega nulla. E poi abbiamo comprato le gomme. Niente di che. Andrea. Pettine, oh Fertex, oh adesso mi pettinate, ragazzi non fate troppi pettini, va bene la Beetle, dai vai tranquillo, se no scusami, ma tanto Andrea, fammi capire, mica dovrebbe mettere tutti pari, mette tutti pari, si è messo il coso che tutti hanno gli stessi PP, scusami Andrea, però usa la, va benissimo se usi la Beetle, va benissimo, allora vieni tu amor? Allora, adesso cambiamo di posizione, per magia vedrete che a un certo punto Marco Drums e Bragali TV si invertiranno e voi vi chiedereste come è possibile una cosa del genere, è perché siamo dei maghi, eh? Siamo dei maghi, maghissimis, eh? Ahia, ma gli hai disfatto un ginocchio, chiaramente tu mi devi sempre disfare un ginocchio, cosa hai fatto cadere? Passami un uccello. Sì. Thank you.
Magia, 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 eh? Allora, partecipa, vedi? Ci dà i cavallozzi giusti. Magia, magia, magia. Allora, morbide, morbide, ci siamo, eh? Quando vuoi andare? Sei pronta? Sì. Ma parla di un drago? Attenzione. No, 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 ma no, stai facendo un bordello, no, mo, no, mo. Mi sporchi tutto. Vai avanti, mamma mia, ecco che l'ho sentito. Avanti, avanti, amore. No, se non viene, non devi tirare. Questo è il morbido. Adesso non voglio andare vicino. Ora che siamo entrati tutti. Ok, aspettate raga, che non mi ricordo mai. Aspetta, faccio ripartire poi non in curva. Pezzo dritto. Ok ragazzi, eccoci qui amici e amiche grandissimi. A momenti mia moglie mi stava sfasciando il Logitech G923, così domani compravo il DD Pro. Invece no, mi è andata male. Non ok. Farmi ripartire così. Ti faccio partire da capo, mio amore. Sì, però adesso vai, perché stai partendo da non guarda in giro. Sennò già 50 volte la stessa cosa. Kevin, Kevin. Vai Kevin. Dove sei Kevin? Siamo uguali. Sharder, Marco, che sono io, che sei Bragali, Andrea e Vertex. Questa è la mia, no? Sì, questa è la tua. Quindi sai come funziona la macchina, sai come funziona la pista. Se non hai, se non te la ricordi me lo chiedi. Molla, frena, seconda, ti dico la marcia, così. Anche perché no? Anche perché noi ragazzi non teniamo, volete fare party, ti sentirei solo io, porca loca, ci sono, non faccio più gare. Ah ok, 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 allora Kevin non entra, in teoria saremo io, Sharder, Andrea e Verti, si potrebbe anche fare party. Cioè non puoi aiutare solo nel primo. Sì, allora aspettate un attimo ragazzi, possiamo fare anche, ok. E devi stare attenta, amore mio. Ma lo so. Vai, 150, te lo dico tutta, non posso dirti metà e metà da ieri, ricordarmi dove sei e dove non sei. Frena, vai. Gas, gas, gas. Madonna, come premi. Qui la fai pieno, pieno, pieno. Adesso molli, la superla. Molla. E la fai, molla. La, molli prima e vai dopo, eh. Se no fai questa cosa qua. E beh. Stai andando a camminare tutte le sere, mio amore, devi anche impegnarti un attimo, ogni tanto bisogna anche che stai a giocare. Appena, no, 50 con quella strafiga qui, anche 70. Vai, vai, gas, gas, gas. A metà dei gas, eh. Dai, facciamo quella giusta. Ecco ragazzi, dai, dai, do una mano a Bragali e poi dopo possiamo anche fare il party. Io di solito non lo faccio perché è incasinato e a volte si crea l'eco. Se crea l'eco esco subito perché nella live è assurdo quell'eco lì e non ho ancora capito come si fa. Frena, frena, ok, brava, vai, 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 gas, gas, gira, 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 gas, ok, brava. Adesso questa la prendi a pieno dando solo un po' di gas in meno, parzializza gas, vai, gas, frena, seconda, frena un pelo in più che scala prima la seconda e poi ti dà seconda piena in curva. Qui adesso la prendi piena e l'altra devi frenare prenderla un po' più lenta. Ok, brava. Parzializza, non fare così. Ah, devi frenare, eh. No. All'inizio ho sbagliato anche l'altra volta. Tata, devi frenare, se devi frenare, devi frenare. Non ti arrabbiare perché non serve a niente. No, se hai bisogno farmi in modo che ti faccio qualche. So in chat. Cosa vuol dire so? Non c'è il cosino dei freni, non puoi mettere i colori che almeno non devi parlare. Sì, ma là non ti dirà di frenare, devi ricordartelo, perché non è da frenare, bisogna solo
tira sul pedale. Vabbè, amore, se ne frega, si scherza, si ride, si gioca. E vai. Allora, Kevin è dentro in live, in party. Grande Kevin. Ricordatela, perché è sempre lì, è sempre quella. Ciao amici e amiche. Che bella quella lì di Vertex, quella. Sono il link in modo che la gente ciao può andare a trovare i sensi che ti hanno dato persone che vuoi sognarti di Giovanna. Sono i link in modo che la gente chat può andare a trovare gli altri utenti che ti hanno raidato, persone che tu vuoi anche gli altri vogliono link. Fico no, molla, parzializza, li parzializza, sono tre curve da parzializzare, mo se le fai a pieno andrai sempre fuori. Devi tirare su quel cazzo di pedale dell'acceleratore. Bella quel cazzo di pedale dell'acceleratore. Vuole il coso e lì non c'è, perché lì è da parzializzare, non è da frenare. Qui ti dice solo dove devi frenare. Ti ricordi? Frena, troppo. Frenato male. dai, che comunque se la cava. Ma no, ma è bravissima, ma tu devi vedere quando giocava tutti i giorni, è che adesso sta andando a camminare e correre alla sera con mio figlio Leonardo, con le sue amiche, e quindi rimango. Non ricordo più le piste. Rimango da solo io a giocare, invece prima correva, ha fatto due belle settimanelle a correre e devi vedere come andava. Infatti queste cose qua non le faceva più, di frenare prima e a metà curva solo accelerare. Marco, così mi metti pressione. Hai ragione Vertex, hai ragione. Ultimo giro ragazzi, scusate. Dai, concentrazione, dai. Sharder, l'ultimo giro, è Sharder lui, senz'altro sarà il Sharder. Scusa. Ma Sharder, dai che mi fai fare lui. Era l'ultimo giro buono di Carla. Porca miseria, Sharder. Mia moglie poteva morire! Charles, sei un pazzo, e non frenargli davanti adesso, accelera con sto rottame, sto bidone di Subaru Baraka che hai. Provo il solito giro, vai, prova il solito giro Vertex. Grandissimo. Quanti giri poi ciao. Sono di gara? 3? 5. Ciao Gianmarco, grandissimo, che bello vederti anche stasera. Ciao bello, come stai? Tutto bene? Tutto bene da 3-4 ore fa che ci siamo visti. Allora, sta correndo mia moglie Bragali, Carla, bene, grande Gianmarco, grandissimo. Ragazzi, Gianmarco è entrato oggi a far parte della nostra banda di pazzi della chat, eh? Perfetto. Qui siamo nel nostro campo. Gianmarco, perché al Formula 1 2022 mi devo ancora ambientare, ancora parecchio, devo ancora ambientarmi, ti dico la verità. Adesso invece Gran Turismo ci piace andare forte, siamo tutti amici di Twitch. Dai amore mio, dai, stai facendo il tempo di Sharder, no, non ho visto la gara perché alla fine della fiera poi dopo. Sai che ti avevo detto che smettevo, invece poi alla fine ho giocato 3 ore e mezza, continuavo a far gare su gare e non ho più visto niente. Com'è finita? Sai dirmi primo, secondo e terzo? Grande amore mio. Sei poca roba, eh? Oh, ha vinto Sainz. Allora gli ho portato bene. Gianmarco, gli ho portato bene a Sainz. Anch'io ho fatto vincere Sainz. Grande Drums. Vedi che devo giocare. La prossima volta gioco con Leclerc, almeno facciamo vincere Leclerc, ragazzi. Ciao amici, grandissimi. Oggi ho fatto il giro completo. Io l'ho detto, è vero. Qualcuno mi sa dire Formula come è finita. Allora, primo abbiamo capito che è Sainz. Secondo chi è arrivato, Gianmarco?
Mi sembra di aver visto qualcosa su Facebook che era Leclerc, eh? Questo qua deve essere Vertex, eh? Vertex, mia moglie poteva morire! Pazzo! Vertex, sto seguendo la scena. Ah, eccolo qua. Due Perez, terzo Hamilton. Hamilton? No! No! No, no! Devi no, parzializzare! Madonna! Ma come mai Hamilton, ragazzi, che era 27 millesimo? Come è possibile? Mi sono girata! Stavo vedendo bene come facevo. Viene a fare la gara quotidiana? Sì, che può essere che finiamo nella stessa sezione. Oh, grande Ivo! Allora adesso appena finiamo qui la gara C, Forse mi stai venendo giù. Sei partito. Mancano 4 minuti, vai. No, non ce la faccio 4 minuti, amico mio. Ora che parte la gara e facciamo 5 giri. Allora, Leclerc è arrivato secondo. Oh, come quarto? Ah sì, perché ha detto... No, non ho capito. Aspetta, scusate raga, mi sono perso un attimo. Colpa d'Alfredo. Allora... Secondo Perez e terzo Hamilton, quattro Leclerc, quarto Leclerc. Allora è per quello che si lamentavano gli altri a dire che... E perché si lamentavano gli altri a dire che Sainz doveva far passare Leclerc? Scusate ragazzi, andrò a vedere gli highlights domani su Sky Sport. Perché poi tra l'altro io... Ah, grazie Ivo, scusami, ma se lo sapevo prima facevo volentieri, eh. Ma comunque non ci saranno, adesso che ci siamo conosciuti, figurati, ci saranno millini e millini di gare e di cose. Comunque se vuoi giocare con noi puoi mandarmi la richiesta amico, sulla PlayStation. Ivo, sono Marco Drums, proprio senza game, senza niente, in minuscolo. Marco Drums, ho il mitico amico Drago, però non è arrabbiato, il Drago sulla PlayStation non è arrabbiato, qua si è arrabbiato, eh. Comunque è raro vedere una donna brava come Bragali. Oh, grazie Axel, hai visto? Oh, bravo amore. Mutical! Dillo che per quattro. Muti! Allora ti scrivo come devi cercarmi sulla Play, ragazzi. E poi ti linko il Discord. Ok ragazzi, così se volete. Vai. Madonna. 43, 43. Bravissima, mo! Ecco, adesso si schianta. Lei a posto, Bragari a posto. Brava, dammi 5, pugnetto. Va bene. Ok, grande. Vediamo qui Andrea. Vediamo il mitico Andrea. Andrea, con la bitolina. Sì. Con la bitolina, eh. 1,46, credo, se mi ricordo bene, però non me lo ricordo. Allora, vi lascio il Discord, ragazzi, se volete iscrivervi. C'è tutta la community dentro, eh? Porca loca, ho sbagliato. Ok. Cerderino, grande. E vi lascio anche, ragazzi, il mio canale YouTube, che anche lì faccio un sacco di video. Ci sono 1500 video di tutorial, trofei, unboxing, rubriche varie, divertenti e tanto altro, eh. Tutorial, l'ho già detto, sì. Le live, anche video particolari, e poi sono anche su TikTok, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram, WeChat, tutti i social, tutti i social, cercate sempre Marco Drums Games, Instagram soprattutto. Bella, guarda come se la viaggia l'amico Andrea, guarda come se la viaggia, guardalo, grandi Axel, sì. Io Axel sono amico, un amico, mi passi il mouse per piacere? Penso proprio di sì, perché io seguo tutti gli amici, eh. Cominciamo? Partita la. Eh sì. Il BRP. Partita, ragazzi, mi raccomando, più
tranquilli possibili. Se si sportella, si chiede scusa, si lascia la posizione, ma si cerca di non sportellare, soprattutto all'inizio. Dai ragazzi, attenta amore, attenta. Cacchio, Andrea ha avuto uno squanquassone incredibile, la macchina gli è partita di traverso. Io non streamo, modulo e basta. Ah, grande Axel, bravo. Amo. No, io non ho. E beh, un po' sì. Diciamo che... Scusa Andrea! Andrea, io ero lì. C'ero prima. Cioè, dice che era prima lei di te, quindi... No, ma non ho detto un po'. Esatto, bravo Axel. Adesso io ho 3 o 4 moderatori, quindi appena... mi si libera il posto, ti faccio volentieri. Grazie per i raid e tutte le cose che hai fatto, grandissimo. Allora, mi raccomando, molla. No, zitto, fammi giocare. Se ti chiedi mi aiuto, se no, sto seguendo il chat. Vieni, patata. Ok ragazzi, dai. Olli, però fammi vedere. Ti sei messo proprio davanti, amore. Ti sei messa davanti, tesoro. La gente non ci vede più. Amore. Mi hai talmente zittito che mi hai fatto venire. Allora, parla Olli. Dai che c'è Vertex davanti, dai che lo prendi. Sciarderino sta andando come un pazzo, ragazzi. Allora, Andrea credo proprio che abbia una problematica con la macchina, che va troppo lenta, perché non è possibile, Andrea, che prende 14 secondi e allora scusa Andrea se ti è sportellato e ti ha buttato fuori, ma questa cosa era di fianco, ma sì e il discorso totale è perché mi sembra che non riesci a prenderci, quindi o probabilmente le BRZ vanno di più, vai amore, o le BRZ vanno di più, che mi sembra un po' strano, perché la Beetle viaggia, meno gas, porca puzzola, meno gas, puoi tirar via il piede dal gas su queste qui o il piede non sono da piena, nessuno le fa piene, attento che adesso arriva Andrea, ti viene fuori anche i birulini, però vabbè tu non li guardi, vengono fuori dei birulini tipo così quando c'è qualcuno, però mi sa che, sì Axel hai ragione. Credo di sì. E infatti è anche un casino trovare le macchine simili da poter giocare insieme, perché se non si hanno le stesse macchine... Però Andrea ce l'aveva la BRZ, non ho capito perché non ha voluto giocare. Tanto le porta tutte a pari. Perché probabilmente gli piaceva giocare con la Beetle. Però vedo che anche se Carla è uscita... No. Anche se Carla è uscita, devi frenare di più, amore. Devi frenare di più. Amore, sei tu che ti perdi la concentrazione, spiantala di far così. Frena di più. Non c'è concentrazione, vero Olivia? Vero Olivia? Vero amore? La mamma non frena e poi dà la colpa a papà. Che fa perdere la concentrazione. Va che c'è dietro Andrea, Sta arrivando Andrea a fuoco. Andrea, io con le Beetle non riesco a stare dietro nemmeno l'intelligenza artificiale. Allora, la Beetle è una macchina bellissima, secondo me, perché comunque è bella nel destra e sinistra, nelle curve, tiene un bordello. Sì. Il gioco di Bruce, con la Beetle? No, con la BRZ, ma anche con la Beetle l'hai fatta, anche con la Beetle. Sì. A me piaceva la Beetle, a me piace. Però... Attenzione qua, devi mollare sto cavolo di acceleratore tutte le volte, tutte le due curve, e va parzializzato mo. E praticamente Olli mi guarda, ma c'hai sonno? C'hai sonno Olli? Va parzializzato
e praticamente sì, effettivamente soffre di velocità la Beetle e non è tanto veloce, hai ragione. Bisogna smanettarla un po' con qualche assetto, ecco, se si riesce a trovare qualche assetto figo che gli dà un po' più di marce, gli dà un po' più di velocità, non è male la Beetle comunque, eh. Però effettivamente la Subaru BRZ è un altro pianeta, frena e frena fino in seconda, frena e poi acceleri qui, ok, diciamo che... Oh, Vertex gli ha piantato dentro un bel 1,36 a tutti. Non 44. Beh, va che vai forte, eh. È perché continui a sbagliare, sempre negli stessi punti poi. Perché comunque non stai andando male. E te l'ha detto anche Axel, che sai che è come... Come donna sei anche forte. È che sbagli sempre, che entri troppo forte e poi tiri troppo lunghe le curve. Chiaramente, ragazzi, io dico queste cose ma sbaglio anch'io, eh. Infatti poi mia moglie tutte le volte mi dice, ecco, frena. Oh, è arrivato Andrea. Andrea, mia moglie poteva morire. Sei un pazzo. Il giro che andava bene. Dai, vai. Dov'è Andrea? Dov'è finito adesso? Dove non c'è più? No, Andrea, amico mio, che succede? Che sbortellata. Frena. No. Quando non freni e prendi l'angolo, fallo passare, frena, ok. Chi era? Andrea. Ieri davanti, se non sbagliavi, eh? Quindi stavi andando bene. Purtroppo queste qui mi acceleri. È come se stai guidando che ti perdi via nei pensieri e non ti rendi conto che devi decelerare, devi parzializzare, si dice, il gergo. Ollie, anche Ollie sa che bisogna parzializzare, vero Ollie? Ollie lo sa. Andrea, non lo so. Siede che ha voluto frenare un attimo per aspettarti, sì. Quell'elicottero è su dal 1994, da quando ho fatto Gran Turismo sta pista. Non è mai sceso neanche per rifornimento, raga. È nucleare. Vedi che la fai troppo veloce e vai verso l'esterno. Tu devi frenare prima, a metà curva si accelera. Vai, ultima. Dai, falla bene, amore, falla bene, dai. Concentrati, tata. Questo è il giro della vita, eh. Na, frena, non accelerare, frena prima della curva e poi acceleri a metà. Ti piace Oli? Mi stai guardando malissimo. Sto cantando, tanto è così brutta la canzone di papà, eh? Vabbè, ci sta, sto zitto allora, raga. GG. Oh, è arrivato Vertex. Quando Vertex scrive qualcosa vuol dire che è arrivato. Grande Vertex. Molla. Ok, brava. Adesso vai. Qui pieno. Grande Vertex. Bravo, amico mio. T'avevo visto un po' altalenante e poi ti ho visto invece andare a cannone. Cos'era successo all'inizio? Ha voluto prendere le misure? Grande Sharder. Adesso arriva il nostro grande amico Andrea. Dai, Andrea. E Bragali è stata veramente brava, amore? Brava, così si fa. Brava, tesoro. Fai l'ultima fatta bene. Dai, vogliamo l'ultima curva fatta bene. Dai, tesoro. Te che ce la fai. Ma sì, Sharder, che te ne frega. Va bene. Bella gameplay for all! Grandissimo, guarda chi c'è. Gameplay, guarda Manuel, guarda, c'è Oli. Aspetta, grande, bravissima. Allora ragazzi, se volete ci facciamo l'ultima, la corro io, vuoi correre tu? Ok, la corro io, ecco. Ah, il telefono Oli, di muso, bravissima cagnolina.
Bravissima. GG per tutti, è vero, hai ragione. Grande. Allora, aspetta un attimo. Mettiti di qua. Sì. Sì, anche perché sto immutando. Ok Andrea. Grande Andrea. Allora, in realtà potremmo fare... Scusa Bragali, non era voluto. Certo, tranquillo, figurati. Scusa anche Bragali che non ti ha vista sulla destra. Non ti ha visto sulla destra. Possiamo fare anche la stessa, ragazzi, se volete. Grande Manuel, gameplay. No, Olivia ce l'abbiamo da 2 anni. Dai, vi siete sportellati a vicenda. Però mia moglie poteva morire, Andrea, sei un pazzo. Allora, Sciarderino. Quando vado bene, 1:46, vedi? Ah, la gara sta partendo. Incredibile. Infatti ci aspetta. No! Verifica della mente. Che cosa è successo, Sharder? No, penso che abbia... Scusate se ho urlato, Bellissimo. Sì, si chiama Olivia, Olly. Io stacco da GTA. Ah, ok, Vertex, grandissimo. Vertex stacca. Sharderino, tu cosa fai? Non so perché mi ha fatto questa cosa. Vi seguo da qui. Oh, grandissimo Vertex, bravo, bravissimo. Quante gare fate ancora? Una, Axel. Domani sei live? Assolutamente sì, Gianmarco, ore 21. Domani sera non so che cosa porto. Ti dico la verità. Perché devo portare, ti dico, Gianmarco, DBD, Day by Daylight, insieme a mio figlio Leonardo. Voglio portare Gran Turismo, Formula 1 2021, Warzone e Fall Guys con la mitica, non mi ricordo come si chiama il nick, ma si chiama Kimberly, con la mitica Kimberly e Morris. Poi voglio portare Kitsune, grande Axel, vedi, bravissimo che lo seguite. E Kitsune, esatto, devo sentirla per metterci d'accordo, ma credo mercoledì, Fall Guys, sì. Pronuncia Fall Guys. Mi hai fatto ridere. Kitsune, bravissimi ragazzi. Oh, ma com'è che vi ricordate il nome della ragazza e non vi ricordate il mio? Oh, sono il suo moderatore. Axel. Ma porca miseria. Non ha memoria. Però puoi dire alla Kit che so che si chiama Kimberly, perché è la mia amica, Dai, fai l'ultima, Sharderino, la pista che vuoi. La facciamo, giochiamo io e te. Comunque è vero, cacchio Axel. Ecco perché sei tutte queste cose. Sai che non mi ricordavo più che eri tu. Grandissimo, abbiamo anche giocato insieme. Poi tra l'altro, Axel, grandissimo. So che oggi aveva la febbre. Sì, l'ho sentita. Ci sentiamo spesso, è veramente in gamba. Brava ragazza. E vedrai che farà un bel botto. E spero che si ricordi di me quando farà un bel botto, di portarmi un po' di followers anche qui a me, né? E ci diamo una mano tutti quanti, ragazzi, perché siamo tutti sulla stessa barca. Dobbiamo portare via follower ai grandi, Rifacciamo Dragon? Sì. Allora, grande Vertex. Vertex si mette le mani nei cappelli. Allora, aspetta che rientro, amico mio. Rifacciamo? La stessa. Vertex si mette le mani nei cappelli. Sempre mi dice... Sempre di farti i so per farti conoscere. Oh, allora, io ringrazio Axel, grandissimo, e ringrazio anche la mia amica Kitsune. Ringraziala, tanto io la sento sempre, quindi. E poi gli do anche il buon di. E ringraziala. Allora, io prendo la mia, ragazzi. Allora, Sharderino, fammi fare una bella garetta. Beh, poi ne riparliamo, allora, anche se vuoi fare... ecco, grazie. Poi ne riparliamo un giorno, magari ci mettiamo sul Discord suo qualcosa e ne riparliamo se vuoi, quando hai tempo di moderare anche a me, quando ci sono le serate che non c'è Lord e la Julie e Sharder, che è l'altro mio moderatore che sta giocando, perché poi vabbè c'è anche Carla che modera e mio figlio, quindi c'è un botto di gente che mi modera, ma poi... Alla fine, mia moglie mi ha scaricato dal moderare, quindi vabbè, c'è un posto libero. Bellissima, questa cosa la sapevo. Ragazzi, volevo dirvi anche una cosa: quando gli faccio girare le scatole, mia moglie mi toglie il follower. Quindi siamo messi benissimo.
Io ho 8 canali in mod. Orca miseria. Vabbè, vabbè. Dai, dai, dimmi se vuoi averne 9, me lo fai sapere. Se no, grazie lo stesso che vieni dentro a divertirti insieme a noi, ragazzo. Grandissimo, grandissimo. Oh, ecco, questa cosa qua mi piace. Uno in più non cambia. Grandissimo, dai. Dopo appena... un attimo, anche perché poi io vedo che tu, anche da Kit, dalla Kimberly, sai un sacco di cose. Ah, ma c'è il cambio manuale. Ma va... E quindi volevo chiederti un po' di cose anche quando abbiamo un attimo di tempo, proprio per quanto riguarda Twitch, che un po' di cose non le so. Vabbè, tutto lì, niente di che. Va bene, ragazzi, adesso andiamo a farci l'ultima garettina, poi si va a nanna, perché domani mattina, se no, chi ci sveglia domani mattina? I cani ci svegliano. Non ci sveglia nessuno, eh. Solo da Marco Drums Games potete vedere un cambio del genere, eh? E ho fatto anche il tempo, tra l'altro. Ok, grazie mille. Sì, infatti ho visto che le live anche la Kit le fa al pomeriggio, ogni tanto quando ho tempo che sono in pausa dal lavoro vengo a vederla, però purtroppo non, lavorando sul macchinario non posso lasciare... ho fatto la prima. Ha fatto. Povera BRZ, gli ho tirato un po' il collo. Vedi qua, amor. La fai in pieno, ma devi girare prima. Vedi come giro prima. Se la fai così, ce la fai. Se no, basta che dai giù un po' di gas. Stai dentro, mio amor. Ma sei bravissima, tata. Bravissima. È solo che ultimamente mi stai trascurando un po', eh. Shader, quando mi concentro 1.46, hai visto? Ah, ok, grande. So che sei, perché ero là quel giorno lì che abbiamo chiacchierato insieme, che vai a fare il controllo delle pompe dei benzinai, vero Axel? Lo so che sei tu. Grande, bel lavoro, eh. Bel lavoro, ci sta. Controllore... di cose farai un sacco di multe, e mi piace questa cosa delle multe. Fai un sacco di multe che guadagnano un sacco di soldi questi qua. Non è vero, perché i rifornitori non guadagnano una beata, ma minchia, sono tutte le cose petrolifere. Che buono. 1.46, Vertex 1.46, buono. Oh, ragazzi, non corre mica sempre Bragali, cioè. Ah no, è bravo. Perché perdo la concentrazione subito? Perché Marco mi sgrida. Ah, che peccato che non puoi fare. Ma adesso esagero, adesso è colpa mia. Ah, peccato che non puoi fare le multe. Penso che la multa è la cosa più bella, eh? Quando vai lì, gli smanetti la multa in faccia e questi qua. No, ti prego. No, vabbè, però si scherza. È il lavoro, ragazzi. A volte magari penso che anche le cose meccaniche si sregolino da sole, senza magari che neanche loro vogliono. Poi vabbè, c'è sempre il delinquentino che vuole rubare un po', facendo girare in maniera diversa la pompa, però sì, hai ragione. I tuoi replay, è vero, hai ragione che te, Loki, eri sparito, non ti ho più visto. Eh sì, beh, è giusto ragazzi, già costa come l'oro, la benza e il diesel, se poi dopo paghiamo per avere aria, no. Vertex, mi hai fatto ridere, che cazzo stai a dire? Vabbè, comunque non è che uno deve giocare tutti i giorni, è che più che altro Carla deve abituarsi al pedale, ecco, insomma, dai. Allora, Sharderino, per me si può anche partire, amico mio, eh. O facciamo un altro giro e poi si parte, eh. Allora, agli inizi, amici miei, non correvo con tutti gli aiuti attivati. Adesso devo togliere questa roba rossa perché gliel'ho messa per Carla, che mi dà un fastidio. E invece
perché ormai conosco più o meno le macchine, conosco più o meno a che velocità o comunque come impostare le curve. E praticamente non, all'inizio quando streamavo, tra leggere, rispondervi, correre e far tutto non riuscivo, invece pian pianino ho imparato un po' a far tutto. E tra l'altro oggi ho visto che con Formula 1, che quando vi rispondevo e chiacchieravamo andavo più forte di quando, vedi che infatti anche adesso sto andando forte che sto parlando con voi. No, è vero Gianmarco, quando parlavamo andavo più veloce. Incredibile sta cosa, eh? Quando mi concentro poi vado un po' più lento. Siamo 1,35 e rotti, eh? Qui hai preso tutto però. In eccesso di macchine, dici Axel? Sì, le ho comprate tutte. Me ne mancano tre, vabbè, tutte è un parolone. Me ne mancano tre. Tre macchine e praticamente le ho comprate tutte, sì. Adesso ho fatto 18 milioni. 1,35,2, vero Gianmarco? Minchia che memoria che hai, è grandissimo. Io non mi ricordavo più. Sì, tra l'altro la mia memoria fa veramente schifo, eh. Un po' di anni che la mia memoria, prima avevo un memorione incredibile, poi dopo mi si è un po'... che poi le cose me le ricordo, eh. Deve essere la memoria a breve termine, sai che c'è quella memoria a breve termine che si è un po' svampata. La RAM mi è un po' andata in corto qualche volta. Ciao Axel, grazie mille di essere stato qui, ti saluto, saluta la mia amica Kitsune. Ragazzi, seguite Kitsune, che è veramente brava anche lei, poi faremo delle mega live su Fall Guys insieme. E grazie Axel di tutto, poi parliamo per la cosa della moderazione e quelle cosine che ti volevo chiedere su Twitch, e un progetto che volevo fare anche con la mitica Kit. Un amico fa 33,7. Ma dove? Grande Gianmarco. Ma dove 1,37? Qui? Urca! 1,37? Intanto Sciarderino, Ino, Sciarderino mi ha fregato il podio, eh. Ha fatto 1,41 ragazzi. Mica pizza ai fichi, eh. Ma con la BRT Vertex? Oh, 1,41 è pochissimo. Orca loca! No, per 8 millesimi! 7 millesimi, Sciarderino davanti, 7 millesimi ragazzi, siamo praticamente, oh vai che partita, grande Sciarder, 7 millesimi, arriverò anch'io così, arriverà anche Carla a 7 millesimi, se faccio tutti i giorni arrivo sì, eh sì. Però, peccato che non farà tutti i giorni perché deve andare a correre. Sciarder, sono io adesso che dico 7 millesimi! Bravissimo, eh! Guarda che bella la livrea! Non sono più bravi! Perché mi è partita col cambio manuale? Automatico! Perché tu corri col cambio automatico! E le righe! Mamma che schifo! Le righe mi distraggono. Quando c'è da frenare. Ho il cambio automatico, non riesco ad andare forte, ragazzi. Senza decidere io che marcia fare. Non è questione di far finta, è questione che. Non è incollato, sale. Io pare che. Qui vedi? Sì, Andrea. Sì. Ci piace un botto, Andrea. Ci piace a tutti. A tutti e a Rutti. No. Bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i Rutti. Ci sta. Sì, piace a tutti e direi che corriamo forte, eh. Corriamo forte. Quindi sì, direi Dragon Trail, pista del gruppozzo.
Il burgerino, amore mio, è tanta roba, Sei cottissimo, Andrea, guarda, dai, adesso lo stacchiamo tutti e andiamo tutti a letto a dormire, perché qua, ragazzi, domani mattina si ricomincia la settimana, E poi tu che hai lavorato anche, amico mio, quindi già ti ringrazio che sei venuto dentro a giocare un po' con noi, così almeno ci svaghiamo un po' insieme, Andrea, grande, grande. Però hai ragione, ragazzi, se volete posso far da allenatore, ci sta. Allora, Vertex, se ti impegni davvero a venire a farci da allenatore a tutti gli amici che faranno parte del nostro clan, l'amico Sharder ti farà una livrea tutta tua. Beh, io sto dicendo che deve fare il lavoro un altro, però vabbè, grazie Sharder. Io domani con l'orario de merda, si può dire, scusate la parolaccia, ma siamo in orario non più protetto, non è più family friendly. Sì, beh, aspetta un attimo, 2 minuti abbiamo finito. No, perché tu fai queste cose e poi mi fai muovere. Lo so, mio amore. L'avevo sentito, Vittorio. Per me va bene. Grande Vertex! Dai! Abbiamo il maestro livreatore, il maestro driftatore, il capo, che c'è sempre un capo, ragazzi, che deve guadagnare i danè, e poi abbiamo anche il maestro di come si dice, hai partecipato alla gazzo, o non dire parolacce nella mia live. No, ragazzi, se non lo sapete è il team Toyota Gazzo Racing. Però era bello dirti così, Andrea, non dire parolacce al mio canale. Oh, Sharder è là come un'ombra, Allora, ragazzi, io di solito non corro né col freno, né con questa bandana qua, e né con il cambio automatico, perché si correva prima Carla, e quando si... Io? Grande Vertex! C'hai il profilo per l'e-sport, Vertex? Quello che usi ufficiale, e questo qui invece è quello a scazzo? Grande, grande. C'è anche altri ragazzi che fanno così, amici di Filbo, che tra l'altro Phil è un po' che manca dalle live, grandissimo Phil. Anche Willis ogni tanto viene dentro, ma col caldo. Nel Nürburgring pioveva, urca. Io non l'ho fatta quella, ragazzi. Stavo cazzeggiando con la Formula 1 2022 e non ho fatto niente di Toyota Gazzo. Dovrei farlo in teoria, È perché non ho tanto tempo. E poi adesso che voglio portare anche Apex Legend, Warzone, Fall Guys. Però l'Air Champion l'abbiamo portato un po', devo lasciarlo un attimo. 340 punti. Sì, Gianmarco, è bellissima. Dragon Trail è fatta proprio bene, perché c'è il pezzo veloce, c'è il pezzo di salita in discesa, è bella. È proprio bella. Allora, lascia stare queste linee rosse che erano per Carla prima, per dargli una mano che non si ricorda, perché chiaramente non facendola sempre, e il cambio automatico che purtroppo è rimasto da Carla, ma diciamo che anche questa mi piace un botto, ormai la conosco come le mie tasche, anche se ogni tanto facciamo gli sbagli lo stesso. 1,40, grazie. Sì, grazie, mio amore. E dovrebbe essere anche meno adesso. Andrea, anch'io non considero mai il meteo, porca miseria. Tutte le volte che devo camminare, che torno dal lavoro, mi prendo di quelle lavate. Grande Andrea.
Andrea, ragazzi, corre forte anche lui. Vertex corre forte, Sharder corre forte, corrono forti tutti, grandissimi. Poi dipende dalle situazioni, perché le gare sono imprevedibili, imprevedibili, io direi. Vedi? Frena e poi a metà accelera. Anche questo interessa. Sì, però è una questione non tanto di seconda a seconda, per farti capire che devi frenare un po' di più. Adesso guarda un giro completo. So che non ti piace guardare, ma guardalo, concentrati. ma no, non lo guardi, perché fai finta che lo guardi, poi alla fine non guardi. Gas, 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 adesso. Vedi che sei dentro. Stai a sinistra. Piena. Freni. Seconda. Seconda o terza, però, cioè, poi più o meno, per farti capire, poi devi essere al tuo pedale, al tuo... È questa che la sbagli. È questa che devi... Qui devi frenare un po'. Devi frenare un po'. Adesso, se giri prima, io già giro, non serve parzializzare. Devi girare prima, però, anche se la macchina sembra che... Perché tu giri e lei va, tende ad andare esterno e ti fa star dentro lo stesso. Ecco, adesso l'ho cannata. Questa l'ho cannata, vabbè. Hai ragione, mi devi sgridare. E questa è importante. Questa la prima la prendi così dritta. Questa si molla. E l'ho sbagliata. Sì, si parzializza, però effettivamente devi farlo proprio perfetto. Devi arrivare giusto giusto. Adesso l'ho tirata un po' lunga. Qui si frena fino a metà e adesso si accelera. Vedi che stai dentro? Se tu tardi solo un attimino, la lasci andare un pelino, poi devi, non puoi accelerare quando esce, perché ti va via. No, ho peggiorato. Sì, per l'ultima curva del merda. Però è stata una bellissima gara, una bellissima serata. Sì, è vero. Mi sono divertita. Bella. Grazie Andrea, grazie Sabel, grazie Marco, grazie a Vertex. Sì, Kevin, grazie Kevin, Kevin. I watch time. Non credo che funzioni quel comando. Ah no, aspetta, cos'è che è? Andrea? I follow Age. Ha seguito Marco Drums per un monte. Ah, per un mese, 5 giorni e 22 ore. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Ok, ragazzi. Ciao amici. Vai pure, mio amore. Ciao, ciao. Ok, ragazzi, quindi io vi ringrazio. Grazie mille della serata bella passata insieme e del pomeriggio. Sharder ha eseguito Marco Drums per 3 mesi, 1 giorno e 1 ora. Grandi ragazzi, grandi. Questa cosa qui è fighissima, eh? Notte ragazzi, anche per me è un piacere, anche per me è un piacere, grande Andrea. Grazie anche da parte di Carla, che è andata a parlare con Vittorio, e da Olli. Olli ti ringrazia, e chiaramente tutta la chat, è una bellissima chat ragazzi. Grazie anche all'amico pure per noi, è vero Andrea, è vero Andrea, vedi che stasera vi siete sportellati un attimo, ma così si fa. Carla è incredibile, Carla vi sportella ragazzi, non c'è niente da fare, quindi quando c'è Carla sappiate che è una bella sportella. Ah no, Loki, aspettate un attimo, Gianmarco, ciao Gianmarco, un secondo solo se potete, vediamo solo il... scusa Loki, non mi ricordavo di farti vedere il tuo replay, adesso che mi hai scritto Loki, eccolo qua. Vediamo un secondino il replay di Rocky, dai ragazzi, 5 minuti proprio giusti e magari se dura tanto... Ma tu dove stavi? Ciao mitico. E infatti Andrea, cioè... No dai, se drifti col furgoncino Rocky fa parte del clan della Neo Racing ragazzi. Rocky, abbiamo trovato anche Vertex e ci viene a dare una mano. No ragazzi, no, non ci credo che Rocky drifta col furgoncino, guardalo. No, non ci credo che Loki riesce a driftare. È un cesso sto roba. Come fai a driftare col furgoncino? Incredibile. Oh Loki, mi fai morire da ridere, amico mio. Non ci credo che drifti con sto roba. È questo che mi dice. Che montagna. Ma che ridere.
No, questa è bellissima. Io vado a letto adesso, ragazzi, non ce la faccio più. No, no. Come fai a driftare con questo? Questa è la cosa più bella del mondo, ragazzi. Ma lo vedete? Ma no, Loki, sei bravissimo. Madonna, guardalo. Ma fa troppo ridere. Oh mio Dio, Sharder, Sharder, bisogna fare una livrea del furgoncino, di questo furgoncino qua, Loki, del nostro team, con scritto Loki Drift Racer. No, questa non me l'aspettavo, ragazzi. Come hai fatto, Loki? Dai, Sharder, se lo merita, Loki. No, no, questo se lo merita, Loki. Dai. Come hai fatto a driftare con sto rottame? Clip, clip. Gianmarco, ma come fa a driftare con sto rottame? È incredibile, è incredibile. Guardalo. Minchia, che ridere. Bellissima, bellissima, Loki. Grandissimo, davvero. Mi hai fatto ridere di brutto. Grazie, grazie. Vediamo l'altro. Scusami se t'ho tagliato un attimo, ma stiamo tutti andando a letto. E madonna, che ridere Loki, che ridere. Sì, eccolo qua. Infatti per quello t'ho tagliato un attimino, che non ho fatto vedere fino in fondo. Poi lo farò nella prossima live, ti faccio rivedere ancora, amico mio, perché fai troppo ridere. Dopo aver visto questo, però dovevi dirmi di vedere prima questo di quell'altro. Questo qui sarà perfetto, sarà figo. Ma col furgoncino mi hai fatto ridere, Loki. Io devo far vedere anche a Carla, ma glielo faccio vedere nella prossima live quando ci sei te, che la vediamo ridere anche lei, perché fa troppo ridere col furgoncino. Ecco, qua iniziamo a andare. Prima di tutto rompere le scatole a Andrea, che sei dietro a casa sua, poverino, che deve dormire. E poi che sei in Sardegna. E poi qui incominciamo a andare serio, Qui già ti vedo bello agguerrito, bello tosto. E anche queste sono le live di Marco Drums Games Channel, ragazzi, quindi io vi ricordo che domani sera siamo in live alle 9, non ho ancora deciso che gioco portare. Quest'auto è 1000 cavalli, ma si vede che viaggia, Questa qui è la Supra, giusto? È la Toyota Supra? O la Mazda? Sai che non riesco a riconoscere se è la Toyota o se è la Mazda? Mi sembra che è la Mazda, Basta, stai facendo un casino, sto respirando fumo. Andrea, è dentro a casa tua? Ma dai, Loki, smetta. Povero Andrea. Sei dietro a casa di Andrea, E fai casino. Poi senti che rumore, Andrea. Allora, sai che se farmo tutte le ore è Marco Drums Games che ti rompe le scatole col volume, ma se senti e fumo è Loki, ok Andrea? Quindi mettiti il cuore in pace che veniamo dietro a casa tua a farmare. Il Lago Maggiore che ce l'ho vicino, no, non me ne frega proprio. Bello, guardalo. Ok amici, dai, stiamo arrivando alla fine del giro del mitico Loki. Bravo, bravo, mi hai fatto davvero ridere Loki con quel furgoncino lì, davvero. Ti farò vedere anche alla prossima live assolutamente, perché mi ha fatto veramente troppo ridere. Ciao Gianmarco, ciao Loki, ciao Sharder, ciao Andrea. Notte amico mio, buonanotte, mi raccomando, riposati domani che sei a casa, fatti una bella giornata, non fare un cazzo, riposati per bene che poi dopo si ritorna a lavorare. Io ieri e oggi mi sono fatto la giornata a fare nulla, quindi domani sono tranquillo, però già domani sera sarò devastato, distrutto. Poi il caldo non aiuta. Notte amico Sharder, notte a tutti, grazie Sharder delle livree, sei il migliore, e grazie a tutti della compagnia. Anche per stasera la live è andata ed è stato sempre un successo, anche soltanto se venite dentro voi, chiacchieriamo e ci divertiamo insieme. Ciao a tutti amici e amiche. Grazie per i follower, grazie per i ride, grazie per tutto. Ciao Loki, grandissimo. Ti farò vedere domani o dopodomani quando facciamo il Gran Turismo a Carlo. Non glielo voglio far vedere adesso che è qui, perché fa troppo ridere. Voglio che faccia, sì, voglio che ti faccia la risata spontanea davanti a te la prossima live, perché è stata fantastica, mi hai fatto morire da ridere, Loki. Ciao a tutti amici, alla prossima, domani sera ore 21. Ciao.